Sulla fine terra battuta di Roma Capannelle si appresta a terminare la galoppata del 10° Giro d'Italia Ciclocross. I cavalli di razza a pedali sono pronti per l'ultimo decisivo assalto alla maglia rosa. Ma la cavalcata è cominciata molto più lontano, con tanti colpi di scena e capovolgimenti di fronte tipici di una gara di cross sulla sabbia, in montagna, sotto al diluvio, nel fango e nell'acqua. 5 elementi costitutivi che, miscelati tra loro dal caso e dalla lungimiranza dell'AS di Romano Scotti, hanno reso magica anche in Italia la disciplina del ciclocross. Il primo di essi, la sabbia, ha caratterizzato la gara di Senigallia, il Velvet Cross Beach, sulle spiagge di velluto della cittadina marchigiana. Con la collaborazione della Tecnosald e della famiglia Torcianti, il grande part della 10ª edizione del Giro d'Italia Ciclocross ha chiamato a raccolta oltre 600 atleti da tutto lo stivale. Era appena il 7 ottobre l'inizio della stagione crossistica, ma la passione per il ciclocross era già più densa delle nubi che si preparavano all'orizzonte. Massimo Folcarelli ha subito messo in chiaro le carte in tavola. È lui a comandare tra i Master Fascia 2, mentre Fabrizio Trovarelli è la prima maglia rosa fluo in assoluto, vincendo la Fascia 1. Inizia da Senigallia il dominio incontrastato di Elis Simeoni tra le donne master, così come quello della corazzata Fiorin tra gli esordienti. La prima maglia rosa degli agonisti è infatti del figlio d'arte Matteo Fiorin di Federica Venturelli. La bagarre tra gli allievi ha il sapore della rivincita di campionati italiani e passate maglie rosa. Gioele Solenne, pupillo di Luca Bramati, veste il simbolo del primato dopo una sfida 5 che ha fatto pregustare una stagione stellare, mentre Sara Fiorin si afferma tra le ragazze. Si sente già il profumo di future maglie azzurre tra gli juniores. Sono infatti tutti giovani talenti quelli che si danno battaglia e a far sua l'apertura è un atleta di Casa Pontoni, il friulano Davide Tonea. Ci pensa Sara Casasola a lasciare confinata la festa in Friuli vestendo la maglia rosa delle donne under con l'abruzzese Gaia Realini che con grinta conquista la bianca di miglior giovane. Mentre non si interrompe il filo conduttore con la stagione 2017 dei laziale Antonio Folcarelli, maglia rosa e bianca tra gli uomini open. Da rosa conquistato sulle sponde del mare Adriatico, in men che non si dica, ci si è ritrovati nella terra rosa per eccellenza, le Dolomiti. Piani di Luzza, località turistico-sportiva di Forni a Voltri Sappada, ha offerto un percorso spettacolare e con un dislivello da paura. Il primo capovolgimento di fronte avviene nella fascia 1 amatoriale con Giovanni Gatti che strappa la maglia rosa fluo dalle spalle di Trovarelli e giunge in parata con il leader degli F1 Massimo Folcarelli, mentre Elis Simeoni concede un agile bis. Ancora una volta la faccenda esordienti si risolve tutta in casa Fiorin con Alessandro Mario Dante che si prende la rivincita di Senigallia sulla maglia rosa suo compagno di squadra e con Federica Venturelli che arriva a ridosso della top 10 dei maschietti. Direttamente dal Belgio in maglia callante scende prepotentemente l'abruzzese Lorenzo Masciarelli che batte allo sprint la maglia rosa solenne nella gara allievi. Lucia Bramati restituisce il guanto di sfida a Sara Fiorin e lancia l'assalto al simbolo del primato tra le ragazze. Non poteva sfigurare in casa Davide Toneatti, così il suo allungo in gara corrisponde a quello nella classifica juniores, mentre tra le donne open Sara Casasola cede il passo a Rebecca Gariboldi, ma non certo il suo simbolo del primato. L'atteso capovolgimento di fronte arriva invece tra gli uomini open. L'esperto Martino Fruet si rende protagonista di un'incredibile rimonta. Antonio Folcarelli va in crisi e cede la maglia rosa a Matteo Vidoni. Le
Restando in Friuli e ancora una volta in casa Bella Italia Village, la carovana è tornata sul mare Adriatico e questa volta quello alto e ventoso di Lignano Sabbiadoro, che sotto le fronde della sua fitta pineta ha regalato insidia in successione un'atmosfera da Coppa del Mondo e ha scaricato sui corridori una pioggia incessante. Nulla di nuovo sul fronte amatoriale, le maglie restano a Folcarelli, Gatti e Simeoni, anche se tra le donne è Tamara Fabiana ad avere la meglio sulla linea d'arrivo. Tra gli esordienti invece Dante vince ancora e affianca a pari punti Fiorin in una sfida al cardiopalma. Tra le ragazze Aurora Pallagrosi riscatta i due argenti precedenti e assalta la rosa di Federica Venturelli ancora sulle sue spalle. Gioele Solenne restituisce lo sprint a Lorenzo Masciarelli, così che la rosa allievi è sempre più brillante anche sotto il diluvio, mentre la stessa acqua regala il simbolo del primato a Lucia Bramani. Non c'è storia tra gli juniores. Toneatti fa registrare 90 su 90 mentre Francesca Baroni compie una straordinaria impresa e vince alla grande la gara femminile. Per la prima volta fuori dal podio la maglia rosa di Sara Casasola. Prima vittoria da papà tra gli uomini elite per l'esperto Cristian Cominelli, mentre con una grande rimonta Folcarelli si riprende la maglia rosa da bidone. Rispettando un disegno che in sole sei tappe ha cercato di includere trasversalmente buona parte dello stivale, la quarta tappa ha ritrovato la collaborazione della MTB Ferentino Biker e una location del Parco delle Molazzete completamente trasformato da un fango spaventoso, ma incredibilmente bello per chi ama il ciclocross. La giornata si è aperta con un meraviglioso quanto insolito arrivo in parata delle due maglie rosa, Folcarelli e Simeoni. Dante continua la sua cavalcata e veste ufficialmente la rosa esordienti, mentre la Venturelli allunga e mette al sicuro la maglia. L'unica maglia riconoscibile tra il fango degli allievi è la tricolore di Ettore Loconsolo, tornato alla ribalta dopo un inizio di stagione difficile, che garantisce a Solenne un buon margine di vantaggio nella generale, lo stesso che Lucia Bramati consolida con una grande vittoria. Il poker è servito per Davide Toneatti, l'unico tra gli agonisti ad aver centrato 4 successi di fila al Giro d'Italia Ciclocross. Lo junior di Pontoni è sempre più rosa, così come la sua compagna di squadra Sara Casasola. Gaia Realini invece è dominatrice incontrastata nella classifica della maglia bianca. Per concludere, il Cominelli papà torna a vincere, ma Folcarelli difende la maglia. Il profondo sud, per la precisione la turistica d'accogliente Gallipoli, ha ospitato la quinta tappa GP Caroli Hotels su un percorso che offriva divertimenti per tutte le salse. La sabbia cristallina del Marghionio da un lato, un profondo acquitrino dall'altro e una fitta pineta con dune al centro. Senza Folcarelli impegnato al mondiale, il pugliese Maurizio Carrer a dire la sua tra i Master Fascia 2, mentre Gatti mette in cassaforte la sua leadership tra gli F1 e Simeoni quella delle donne. Tra gli esordienti si è rivisto lo strapotere della coppia Alessandro Mario Dante e Matteo Fiorin, senza dimenticare l'assolo deciso di Federica Venturelli. Accesissima la sfida tra le donne allieve, con un parterre da far rabbrividire i temerari e tante sorprese. Alla fine emerge il nome di Eleonora Ciabocco, terza la maglia rosa Bramati. Che il quartetto Loconsolo, Carrer, Masciarelli, Solenne fosse una fonte di spettacolo puro lo si era capito da un pezzo. Non a caso la gara allievi è di gran lunga la più amata di tutto il giro. A Gallipoli i Fantastici 4 non si sono smentiti. Ha rivinto Loconsolo, ma Solenne difende la maglia rosa con un grande podio. Sarà sfida fino alla fine. Colpo di scena anche tra gli juniores. Per la prima volta non vince Toneatti. Il successo va a Luca Pescarmona della Merida Italia Team, che con uno sprint lascia sui pedali la maglia rosa.
Tra le donne, Sara Casasola e Gaia Realini confermano i loro successi e mantengono saldamente le mani. Con l'interessante sfida 4 nella gara dedicata agli under agli elite, in cui nelle primissime posizioni si è rivista la sfida consueta Antonio Folcarelli, Matteo Vidoni, in aggiunta Stefano Capponi e Fabio Zampese, la carovana del Giro d'Italia si aggiorna a Roma sulle piste di Capannello. Nessuno tra gli atleti delle categorie agonistiche ha ottenuto la matematica certezza della vittoria finale, spaziando dagli ex aequo al solo punto mancante a Davide Toneatti. Che la sfida abbia inizio!